Buongiorno e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento di Linea Diretta. Inizia la settimana dei nostri approfondimenti. Quest'oggi insieme all'FNP CISL una puntata, come potete vedere, tutta al femminile, perché si parlerà di donne, soprattutto della violenza sulle donne, cosa si sta facendo per combattere questo fenomeno. Capiremo se è un fenomeno in aumento, ma soprattutto lo faremo perché la settimana scorsa, il 25 novembre, come ben sapete, è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, e quindi vogliamo capire cosa scatta e come mai le vittime spesso non riescono a denunciare queste violenze. Lo facciamo con le nostre ospiti in studio, che vi vado subito a presentare. Do il buongiorno a Marisa Secco, coordinamento donne FNP CISL Veneto. Buongiorno. Buongiorno. La signora Geltrude Tonon, segretaria provinciale della FNP Belluno Treviso. Buongiorno. Buongiorno. E insieme a noi anche Cira De Marco del sindacato di polizia SIULP Venezia. Buongiorno. Buongiorno. Così con lei capiremo più l'aspetto tecnico e magari analizzeremo anche qualche dato sulla situazione della nostra regione. Ma cominciamo subito con inquadrare questo argomento sulla la violenza sulle donne, una violenza spesso celata tra le mura domestiche, una violenza che non è solo fisica, molte volte anche psicologica. Colpisce tutte le età, le donne sono soggetti fragili. In particolare le donne anziane sono ancora più deboli, spesso fanno fatica a far emergere queste violenze. Signora Secco, sì. come si può inquadrare questo argomento, soprattutto cosa spinge molte volte la donna anziana anche a stare in silenzio e a subire violenze che, dicevamo, non solo fisiche ma anche psicologiche? Ecco, io partirei proprio dal tenere presente che la donna anziana ha un vissuto alle spalle. Per cui alla fine o a un certo punto della sua vita dentro di lei scattano tutti i dolori, tutte le difficoltà che ha avuto fino al momento in cui si trova a dover magari dipendere da qualcuno che non fa parte della sua famiglia per vari motivi. Perché i figli ovviamente hanno le loro famiglie, devono gestire le loro famiglie e quindi hanno forse meno tempo da dedicare alle persone della propria famiglia e magari alle donne, che normalmente sono quelle che restano sole. E sappiamo benissimo che la solitudine crea diversi problemi all'interno della sua psiche. E quindi, mancando la sicurezza della famiglia, perché molte volte le famiglie magari si sfasciano e magari i figli stessi di queste persone anziane hanno dovuto in un certo qual senso affrontare altri problemi che sono inerenti alle separazioni, la donna anziana si trova a dover gestire se stessa con delle problematiche psicologiche, ma anche pratiche. Perché? Perché si trova di fronte a un momento della propria vita in cui le sicurezze vengono magari a mancare e viene anche a mancare il supporto economico, e quindi deve affrontare la vita anche dal lato economico con maggiori difficoltà. Allora cosa succede? Succede non solo che si sente sola, ma si sente fragile proprio perché mancano i suoi punti di riferimento, che sono stati quelli per cui ha vissuto e ha fatto una vita magari di sacrifici. Cosa succede? Oltre magari alle difficoltà così, diciamo, pratiche, si trova anche a dover dipendere, magari anche per prendere un medicinale. Questa, secondo una mentalità che deve affrontare, è un punto nuovo a cui deve andare incontro, perché magari fino a pochi anni prima si arrangiava non solo fisicamente, ma anche nella gestione appunto della cura di se stessa. Ora
trovandosi di fronte a un'età in cui ha bisogno di tutti e di tutto, si trova proprio nella difficoltà psicologica di dover dipendere, per esempio, anche nella cura del corpo. E non è una cosa tanto facile da gestire, perché per il pudore, per tanti motivi, deve in un certo qual senso assoggettarsi e ad avere bisogno di persone che magari sono estranee al suo nucleo familiare. Non è una cosa da poco per una persona anziana doversi adattare a queste circostanze. Quindi c'è una sorta di doppia paura, oltre alla paura della violenza subita, anche quella poi, ecco, del dopo la violenza, di quello che può accadere dopo se lei denuncia queste violenze, il fatto di rimanere sola. E infatti è un fatto proprio, diciamo, molto difficile da gestire, perché i punti di riferimento se li deve in un certo qual senso cercare. Ecco il lavoro che facciamo noi nella FNP, quello di essere vicina a queste problematiche, vicina alle donne che hanno questi problemi in vari momenti della nostra vita sindacale, in vari punti in cui le persone che hanno delle difficoltà possono rivolgersi per avere un aiuto, non solo un aiuto, diciamo, di sostegno, e quindi, ma anche di indirizzo. L'indirizzo a sapersi rivolgere a chi può risolvere questi momenti, diciamo, di difficoltà. Ecco, lei mi ha dato proprio lo spunto delle far emergere queste violenze, non è la parte forse più difficile, perché si ha il timore di denunciarle. E allora andrei a chiedere alla signora Geltrude Tonon come il sindacato, la FNP CISL, sta cercando di dare il proprio contributo, perché lei ha pensato a questi segretariati sociali. La prima a costruire questo progetto è stata lei, che è un po' ha fatto da capofila a tutta la regione. Allora, sì, da quello che è emerso adesso da Marisa... Scusi, la interrompo perché abbiamo una telefonata dal pubblico, okay. Quindi diamo subito lo spazio, perché siamo in diretta, poi per fare una domanda, poi okay. Riprendiamo subito questo argomento. Buongiorno, se c'è una domanda per i nostri ospiti. Sì, buongiorno. Prego, la sentiamo, se può fare una domanda. Volevo chiedere ai vostri ospiti a chi bisogna rivolgersi se non alle autorità nel caso di violenza. Grazie, ecco, forse proprio ci colleghiamo proprio. Ai segretariati sociali, a questi sportelli dell'FNP. Allora, noi a Treviso già nel 2007 abbiamo fatto un protocollo con le tre USL trevigiane. E questo protocollo cosa ci dice? I nostri sportelli sono in rete, noi raccogliamo tutte le criticità, non solo le criticità delle USL, della sanità, ma anche del quotidiano, del sociale. Proprio da quello che è emerso prima da Marisa Secco, cerchiamo di essere vicini alle persone, e questi nostri sportelli non servono solo per le persone anziane, ma tutte le persone che si vogliono rivolgere a noi. E, per solito, quando arrivano da noi sono persone che magari hanno girato da tante parti, hanno provato a chiedere, e magari a rivolgersi al sindacato non trovano che è un istituzione, no? E allora trovano un ambiente forse più familiare. Ecco, anche questo ascoltano, ed è partito come ascolto, e man mano invece è proprio un vero e proprio segretariato. Proprio dalla domanda che è stata fatta adesso, proprio l'altra settimana appunto a Treviso hanno aperto uno spazio donna, e subito dopo mi ha telefonato una signora chiedendo dove poteva andare, a chi si doveva rivolgere, perché a casa subisce violenza proprio fisica. Però i nostri sportelli non sono aperti solo per la violenza fisica, c'è anche la violenza psicologica, la violenza
soprattutto delle persone anziane, è una violenza che non arrivano alla fine del mese, vengono a chiedere cosa devono fare. Ultimamente hanno proprio anche chiesto se il sindacato poteva contribuire per arrivare alla fine, ma perché? Perché tutto crea violenza purtroppo in questo periodo. Allora noi siamo un gruppo di persone, io devo anche ringraziare perché sono partita, sì, io e faccio un po' da capofila, però è la CISL, i pensionati, il Treviso, i segretari che hanno creduto a questo gruppo di donne che hanno detto ci diamo da fare. I progetti si creano sempre insieme, partono da un'idea ma poi se non si ha l'appoggio ed è questo qua, noi siamo là, cerchiamo di accompagnare le persone, la persona che si rivolge non è che le diamo il bigliettino e diciamo vada là o vada di là, no, alla persona che si rivolge a noi cerchiamo di fissare l'appuntamento, di parlare noi con l'assistente sociale se è il caso, oppure con le forze dell'ordine, oppure con le USL, vediamo proprio di accompagnare le persone perché riescano ad arrivare a quel risultato che ti aiuta a vivere un po' discretamente, perché non è facile. Lei giustamente ha parlato del percorso che porta alla denuncia, ma dopo la denuncia una donna su chi può fare affidamento? Bella domanda, proprio una bella domanda. Allora noi cerchiamo di aiutarla e di accompagnarla. Oggi come oggi per quanto riguarda Treviso, appunto dicevo c'è il telefono rosa, c'è un protocollo anche per la violenza dei minori, ci sono tante cose, c'è veramente, parlo per Treviso perché conosco di più, conosco meno Belluno, però l'ultimo convegno che abbiamo fatto è venuto fuori anche che anche a Belluno ci sono queste cose, ci sono dove andare. Allora non lo so, se il maltrattamento è per causa di dipendenza, che può essere di alcol o altre dipendenze, allora cerchiamo di accompagnare la famiglia insieme al centro dove c'è l'accoglienza per quanto riguarda l'alcol. Certo, se è una violenza per caso di botte o altri maltrattamenti, qua ci fermiamo un attimo. Cerchiamo appunto di metterci insieme e naturalmente anche con l'aiuto delle forze dell'ordine di trovare qualcosa, qualche soluzione. Oggi come oggi manca quella rete, quegli anelli ci sono ma non c'è ancora quella rete che forma proprio un cerchio di mutuo autoaiuto. Allora, colgo la palla al balzo per dare la parola a Cira De Marco del sindacato di polizia SIURP di Venezia, perché insomma le forze dell'ordine sono è giusto che collaborino, certo, con queste strutture, che si crei questa rete sociale che forse manca, ma se ci fosse una forte rete sociale magari l'emersione di episodi di violenza sarebbe più grande, anche se abbiamo visto che ultimamente i dati di denunce sono in aumento, quindi significa che forse c'è una maggiore sensibilità. Cioè, diamo subito la parola al nostro telespettatore e poi a Cira De Marco. Buongiorno. Buongiorno. Abbiamo in linea qualcuno? Pronto? Sentiamo la linea forse disturbata. Se riusciamo a riprendere la telefonata. Pronto? Abbiamo la linea disturbata, quindi magari il nostro telespettatore se può ritelefonare. Se no diamo la parola. Allora, perfetto, dicevamo la rete che si deve creare e quindi come sindacato di polizia anche il vostro lavoro, perché se non sbaglio lei è insieme ad un gruppo di lavoro, certo, che si concentra proprio sul tema della violenza alle donne. Ma infatti noi ci siamo fatti un po' portavoce come sindacato di polizia di tutte le criticità che naturalmente sono emerse sia naturalmente dai nostri stessi iscritti che ci rappresentano di volta in volta le problematiche che affrontano sui luoghi di lavoro quando si trovano naturalmente a lavorare su casi di violenza, sia naturalmente dalle richieste che arrivano dall'esterno, dai sindacati, eccetera.
Quindi abbiamo colto anche l'esperienza decennale del centro antiviolenza del 1522, che come ben sapete nasce in una delle città campione, Venezia, ancora con il progetto Arianna, più di 10 anni fa. Memore di questo, noi abbiamo raccolto delle criticità e abbiamo inteso redigere un protocollo operativo che stiamo cercando di portare avanti, stiamo cercando anche di rinfarcire un po' con tutte le problematiche che i nostri operatori ci portano sul campo, ci portano di volta in volta, che loro affrontano sul campo, e abbiamo individuato praticamente dei punti che secondo noi andrebbero sviluppati appunto con una rete di servizi. Partendo dalla prevenzione del fenomeno attraverso la sensibilizzazione, quindi parlarne nelle scuole, dappertutto, potenziando il centro antiviolenza e istituendoli laddove non ci sono, perché dobbiamo pensare che ci sono alcune realtà dove centri di antiviolenza non ci sono. È il caso di Treviso, certo. Proprio, cioè voi dovete... Ecco, vediamo se siamo riusciti a recuperare la telefonata, chiedo scusa Cira. Niente. Buongiorno. Niente. Pronto? Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Ma sta parlando con me perché la sento benissima. Sì, la sentiamo benissimo noi invece. Quindi posso parlare? Certo, buongiorno. Buongiorno. No, io volevo dire, no, non sarebbe il caso di fare la stessa cosa che si fanno con i tossicodipendenti, quando un uomo viene denunciato per violenza domestica, magari arrestato, che dovesse fare un iter disintossicante, cioè una sorta di percorso di recupero, dice lei. Sì, ma è proprio in simultaneo, di modo che se poi dopo venisse anche rilasciato, probabilmente avrebbe un'infarinatura, una visione un po' diversa, perché penso che siano persone che comunque debbano essere aiutate anche loro, altrimenti siamo in un circolo vizioso che non se ne esce più qua. Grazie signora. Buongiorno. Ma penso questa è proprio una delle caratteristiche della nuova legge sul femminicidio, cioè proprio la cura dell'autore del reato, però naturalmente voi capite bene che anche là ci vogliono strutture, non è semplice, cioè non è che mancano, giusto sostegno alla vittima, esattamente, ma soprattutto, ma bisogna anche curare naturalmente nel caso recupero. Dello stalking, curare lo stalker ad esempio. Ma ritornando al discorso appunto che facevo prima dei protocolli, stavo dicendo per appunto l'esigenza anche di trovare dei servizi di assistenza a sostegno e protezione e reinserimento della vittima. Pensiamo, questo è molto importante, ma anche per noi come forza dell'ordine. Introduzione appunto di misure assistenziali ancora di più comprensive, di cure mediche e psicologiche, perché ad esempio succede molto spesso che la vittima si presenta in ospedale e ahimè non essendoci dei protocolli, quando arriva dalle forze dell'ordine ci racconta spaccati anche abbastanza violenti, cioè della serie ho aspettato, sono stata ho dovuto attendere, ho pagato il ticket, cioè sono tutte cose queste che creano violenza su violenza, quindi comprendete anche il nostro stato d'animo quando ci troviamo naturalmente a dover poi rispondere anche a queste problematiche. E soprattutto noi stiamo tanto discutendo e soprattutto cerchiamo di far passare il principio del chi fa cosa, cioè massimizzare l'efficacia di tutte le parti coinvolte, quello appunto avevo detto, le aziende sanitarie attraverso magari il codice rosa di cui si parla tantissimo e che è già attivo ad esempio alla Mangiagalli di Milano piuttosto che all'ASL di Grosseto, attraverso le reti che sono sorte tra forze dell'ordine, ASL eccetera, quindi dare un servizio e dare anche la possibilità a noi forze dell'ordine di avere qualcosa su cui lavorare per poter dare anche una risposta naturalmente alle vittime, chiaro, tutto questo naturalmente è finalizzato a questo obiettivo. E poi soprattutto la formazione degli operatori. Vedete, i tagli che ci sono stati alla sicurezza hanno creato anche naturalmente
problemi di formazione, perché non essendoci soldi da investire, va da sé che la formazione ha un costo. Quindi noi stiamo, ecco, il gruppo di lavoro che noi abbiamo formato si occupa anche di questo, cercare di trovare dei docenti sulle tematiche di settore che a costo zero formino gli operatori di polizia. E credetemi che non è semplice, naturalmente. Poi molte volte magari una donna che ha subito violenza si aspetta di potersi confrontare o parlare, certo, con un'altra, allora, donna, io, anche lì. Ma anche, ecco, quello, sfatterei questo luogo comune, sì, perché vi posso assicurare che a volte, sì, a volte una donna si trova più a suo agio a parlare con una donna delle forze dell'ordine, ma a volte anche a parlare con un uomo, abbiamo visto che ha la sua efficacia, però ripeto, abbiamo bisogno soprattutto di tanta formazione. E c'è da dire che all'interno di ogni questura esistono dei team di personale molto specializzato che formato naturalmente a tutela e soprattutto alla ricognizione della, certo, della prima forma di notizia di reato, no? Quindi la denuncia proprio. Assolutamente. Visto che lei prima ha parlato del codice rosa, tornerei allora da Geltrude Tonon, perché c'è una grande sensibilizzazione, certo, da parte dell'FNP a proposito del codice rosa. Se ci può spiegare bene di che cosa si tratta. Allora, è sempre appunto per l'evoluzione che ha avuto questo Sportelli di segretariato sociale. L'anno scorso, ancora l'anno scorso, siamo venuti a conoscenza dell'esperienza di Grosseto, e alla USL 9 in aprile 2012 abbiamo fatto un convegno nell'US 9 di Treviso, invitando appunto la dottoressa Doretti, che ci spiegava questa esperienza loro. Allora, il codice rosa è un codice che, giustamente, come diceva prima, è nome rosa, ma non c'entra proprio, perché serve per tutte le forme di violenza, e in modo, ma questo ha la forza di formare una task force di persone. Quando arriva al pronto soccorso una qualsiasi persona che ha subito violenza, questa trova, si mette in moto questo meccanismo, ed è la task force di persone che vanno attorno a questo. Non è lei o lui che deve andare prima da una parte, poi dall'altra, e poi strada facendo si perde. No, c'è proprio questo. Non sono questo. Io sola, ed è, ma vengo, c'è una rete che si mette. Una rete, certo, ed è proprio anche, e questo perché serve? Serve anche perché è un effetto domino. Da questo parte, anche il fatto stesso di essere qui e di parlare, io sono convinta che le persone che sono, certo, magari a casa e che, infatti, sentono, abbiano la forza proprio di sentire, di vedere, di parlare, perché in tutto il Veneto ci stiamo muovendo. Allora, per infatti, questo. Infatti sentiamo le telefonate. Pronto? Pronto, buongiorno. Prego, può fare una domanda? Sì, grazie. Guarda, io volevo chiedere, ne parlavo anche prima, ma uno dei problemi principali è che la donna che subisce violenza spesso è reticente, cioè ha paura a denunciare, no? Per una serie di questioni. Allora, non mi risulta però che se io sono un parente o un'amica o una conoscente vicina, ho la possibilità di fare intervenire le forze dell'ordine piuttosto che le associazioni competenti, bene, bene, per segnalare, diciamo, una situazione di sospetta violenza. O invece ora ci si sta muovendo anche in questo senso per creare questa possibilità, che credo potrebbe essere anche una svolta. Assolutamente, perché se io ho paura non mi faccio avanti. Farei allora rispondere su questo. No, esiste la nuova legge, per l'appunto, che è stata appena firmata, prevede proprio la possibilità di una persona che non deve essere per forza un parente, può essere anche il vicino di casa che assiste, di poter segnalare, naturalmente, poi è logico, la segnalazione deve essere anche supportata, però c'è la possibilità, ecco, già di, c'è un approccio diverso, c'è la possibilità della segnalazione. Vi sono mai arrivate, ecco, vi siete mai trovati, signora Secco, persone magari vicine alla vittima che sono arrivate a chiedervi consiglio, ma proprio perché la vittima non riusciva a superare questo primo passaggio proprio di raccontare? In prima persona posso dire no, perché forse il mio habitat è un habitat un po' tranquillo,
però ho sentito racconti di persone vicine a me che hanno dovuto fare delle telefonate ai carabinieri perché c'erano dei bisticci tra marito e moglie molto violenti, per cui era necessario che qualcuno avvisasse le forze dell'ordine. A me personalmente non è mai successo. Senta, le chiedo un'altra cosa, visto che prima abbiamo parlato del codice rosa, avete tenuto un convegno proprio per sensibilizzare e far capire che cos'è, ma io so che avete anche un altro appuntamento qui a ridosso l'11 dicembre in un convegno regionale che c'è a Mestre, proprio sul tema della violenza, di questa cultura del possesso di una persona. Sì. Il nostro convegno che faremo all'11 ha proprio come titolo cultura del possesso di una persona, non solo, ma proprio la nostra diciamo idea è quella di contrastare la violenza familiare. La nostra idea, vogliamo che passi come idea il contrasto a questa violenza. E per quello che ci mettiamo anche in discussione, anche attraverso le indicazioni agli ambienti educativi, nel senso che secondo noi riusciremo ad attenuare questo problema nel momento in cui ci sarà da parte degli educatori scolastici, per esempio. Certo, non dipende, cioè noi possiamo solo suggerire che nelle scuole venga fatta educazione a cosa? Al rispetto della persona. Qualsiasi persona ha diritto al rispetto nelle sue manifestazioni di vita sociale, di vita comunitaria, per cui non si può pensare di prescindere dall'educazione dei nostri ragazzi. Certo, anche perché fino adesso noi abbiamo parlato a fenomeno compiuto, quindi a violenza compiuta, ma c'è tutto un percorso da fare prima perché si evitino di arrivare alla violenza, che poi abbiamo, almeno dagli ultimi dati, non è una violenza che si concentra solo su una fascia, diciamo, magari di persone, ma è un fenomeno esteso a qualsiasi ambito, anche dal punto di vista culturale. Non c'è una discriminazione, un settore piuttosto che un altro. Molte donne, più diverse categorie, sono vittime di violenza, giusto? È eterogeneo, esatto, e i dati lo confermano. Io adesso vorrei portare un attimino un dato ufficiale, che è quello che è stato presentato il 25 di novembre al Ministro dell'Interno, quindi è un dato concreto. E sono stati censiti 9.899 casi di maltrattamento in famiglia, di cui l'81% a carico di donne, comunque di persone di sesso femminile. Vorrei portare anche un altro dato che parla all'interno sempre della violenza, è quello dello stalking. 1 agosto 2012 e 31 luglio 2013, 38.142 denunce per stalking, 73% dei casi la parte lesa era una donna. Quindi insomma è un fenomeno importante questo. Assolutamente. Poi lei mi diceva comunque, dopo con la legge sullo stalking approvata qualche anno fa, già dopo l'ammonimento da parte del questore, se non viene rispettato questo ammonimento, c'è la possibilità di intervento senza la denuncia di parte. Esattamente, giusto? Perché se l'ammonito viene trovato nelle immediatezze del luogo da dove non si deve avvicinare o quant'altro, va da sé che insomma scatta. Siamo quasi in chiusura, io allora tirerei le somme di questa puntata, che è stata davvero importante, perché giustamente quando se ne parla è già una forma di sensibilizzazione, non solo per le vittime stesse, ma anche di prevenzione. Quindi cosa si può fare? Dove ci si deve ancora focalizzare per costruire questa rete? Prevenzione. Ecco, prevenzione. Parola d'ordine è prevenzione. Prevenzione. Esatto. E educazione alla legalità. Sì, prevenzione sicuramente. E poi la formazione, io dico la formazione che sia fatta però uguale assieme, che tutte sia le forze dell'ordine, sia gli operatori sanitari parlino la stessa lingua, questo è importantissimo.
E non solo, anche prima la telefonata di prima era venuto fuori con i gruppi degli alcolisti. Io ci tengo veramente perché vediamo che questi gruppi di mutuo autoaiuto sono stati importantissimi. 30 anni fa, quando sono partiti nel Veneto, hanno veramente salvato tante famiglie. E io credo che anche qua dovremmo metterci tutti quanti insieme a fare qualcosa e riuscire, perché anche il violentatore o la violentatrice, perché credo che non sia solo, c'è qualcosa anche di dalla parte sottile, sottile, no? Magari ecco, la donna non si accanisce fisicamente con le ma porte, certo, ma anche psicologicamente, perché veramente o entrambi, perché pensiamo ai bambini, pensiamo anche a chi subisce i furti. Mi viene in mente le persone anziane che subiscono dei furti a casa o fuori, certo, o per la strada. Quale violenza subiscono queste persone, psicologica, sempre di... Allora, insieme dovremo lavorare per fare qualcosa di importante. E su queste parole io direi che insomma abbiamo tirato le somme, soprattutto l'importante è anche che non ci si trovi a parlare di violenza sulle donne solo a ridosso del 25 novembre, che è la giornata dedicata contro la violenza alle donne, ma dovrebbe essere un argomento che si discute 365 giorni l'anno, almeno a mio avviso. È per quello che cerchiamo di mettere tutto il nostro impegno anche attraverso questi convegni che sicuramente contribuiscono a far crescere nel coso familiare e anche soprattutto nelle donne una sicurezza che possa portarle a una vita un po' più dignitosa, meno paure, più serenità, ed è molto importante, e la FNP su questo credo sia all'avanguardia. Allora io ringrazio le nostre ospiti per essere state con noi, grazie anche a voi di essere stati in nostra compagnia. Anche noi siamo contenti di essere state, grazie, allora, di essere state supportate dalla tua... Grazie, arrivederci, grazie. Allora buona giornata. Buona giornata a te, grazie.